dire a nessuno quella cosa che ti ho detto, eh. Cosa? Il treno che passa? Della terra che cava. E poi lo Stato lo sai. Già vuole i soldi. Ma poi c'è anche una cosa globale dietro che mette tutto a tacere. Cava. Terra cava. Non. Sì. Comunque scala. Tutti i pianeti sono cavi. Sei tornato sotto il ponte da Dora. Ah, credo che. Ragazzi, fine a me. Come state? Questo è l'inizio settimana col botto. Col botto. Due della religione eletta, del popolo eletto. E oggi continuiamo. Non come il governo che non l'ha eletto nessuno da 5 anni. Che io ero rimasto che i soldi se li rubavano al governo. Ma mo sti soldi chi se li sta succando? Beh, ci sono ancora. Cioè, c'è sempre il presidente del consiglio. Ci sono. Pensavo direttamente alla Merkel. Ah, direttamente lei. Fai quasi da benzina. No? Scusate, io sono senza soldi. Mandatemi un tanto po'. Tanto. A voi in Italia ve li rubate i soldi, almeno noi li usiamo per i cittadini tedeschi. Comunque, insomma, io do to death. Come faceva una volta, faccia l'anima sua, Craxi. Che comunque era innocente perché non è stato trovato nessun tesoretto. Sulle di Nigadium siete due ritardati. Facile pensare tutti con uno. Con Nigadium? Sì, no, abbastanza poverino. Difficile, è grosso. Poverino, poverino. È uscito il video di Mike e Snob. Ah, noi abbiamo le foto del cazzo di Nigadium. No, di Nigadium. Mike e Snob che assomiglia un po' al cantante dei Social Distortion. The Cure. No, dei Social Distortion. Distortion. Se stai dicendo. Sì, il cantante è uguale. Ah, sì. Ho capito. Io ti metto il cazzo in faccia. No, dai, mi hai fatto malissimo. No, mi fai schifo, vai via. Poi non fare il malandrino. Oh, malandrino. La canzone la conosciamo già perché abbiamo fatto il disco in anteprima. Però mi piace un botto. Barro non mi è piaciuto perché Barro diceva: no, questa è la canzone che serve per essere. Come così lo dicevo? Sì, così lo sento. Quello sopra le righe. Il gay sopra le righe. Nel 2020 il gay deve qua fare così con le mani. Ah, sono gay, faccio così con le mani. Sono gay. Facciamo così. Come facevo? Sta così. Anche stricando tutto qua. Cosa? Sigla! Retaggio del telefilm della Calabria che abbiamo. Ma non è il telefilm della Calabria, era il telefilm della Calabria. I cacciatori di Calabria, lo squadrone. Calabria, lo squadrone che ha un logo, un attimo. Sì, che ci piace molto, ma non possiamo. Tra l'hardcore e squadrismo, ascolta. Sì. Così. E il for breakfast. E niente, allora, mi è piaciuto questo video. Lascia un like, commenta, condividi, commenta. Vai bene. Uè, Daniele! Dicevo, la canzone a Barro non è piaciuta perché dice che parla di un malandrino. Così, non va bene, si parla di malandrini. Invece secondo me è un bellissimo spaccato. Io. Se non è questa la prossima reaction. No, è un bellissimo spaccato di coglioni. Un bellissimo spaccamento di coglioni. Va bene, ho capito. Allora, nel video dovrebbe apparire la miniatura. Buttiamoci a pesce come hanno fatto tutti quanti su sta cosa dello scioccalaggio mediatico. Su questo povero caso umano che altro non è. Bravo, che è mia madre. Tua madre e Ian signorina. Schiaccio play e andiamo a vedere o malandrino. That boy di That boy di Boy Bui. Ecco. Cranio. Bello il fatto che cambi questo mozzarella green screen. È carino. Va bene, bravo. Ma poi mi lo sguardo a meglio di lui. Questa fregna, oh. Aig. Bellissimo. Mille lire, eh? Sì. Guardalo. Ah. L'hanno rubato. Staccando la testa. Dio mio. Ma che bel video a pastello. Oh, per i ballerini però, Anche bimbo. Cosa si mangia? A merda? No, lui stesso si mangia. Sono malandrino. Uccisso. Sì, come Trebol. La pianta di merda. Ah no, sembrava anni 90. Ma rotto il cazzo tantissimo. Il visionarismo. Visionarismo già visto. Revisionarismo. Sì, storico. Non fa cantare queste cose ai bambini. Cazzo dell'estate. So che non ho capito la minchia del video. Cosa a cazzo, completamente pop. Dai, cos'è la provetta dello sperma? Accendiamo fuoco pure. Astummi. Infilarti le penne nel culo non fa di te una gallina. Sì.
Ma come si piega su se stesso? Sì. No, no, devi farmelo tutto! No, io sono uno come di quegli autistici che deve vederlo, deve vedere come finisce, non va bene! Mike, mandami il video completo perché sono impazzito. Io una volta ho visto un video di uno che ha fatto andare la lavatrice con dentro due mattoni senza acqua e mentre si spaccava si deformava tutta e mi ha fatto morire da ridere. Quella è la roba degli autistici. un malandrino, ragazzi. Bello sto video. Il video? No, ma bello. Non so, è un video riempitivo, non c'entra il cazzo con la canzone. No, è bello, sai perché? Perché c'erano guaglioni che ballavano. Quella è una figata. Io sono sempre contento quando ci metto i guaglioni che ballano. Sì. La canzone questi è... genitori che mandano i figli a fare danza perché volevano essere loro da giovani, ma non hanno realizzato i loro sogni, sì? Allora obbligano i loro figli a essere la protesi della loro vita. No, un bambino vuole giocare ai Pokémon e non fare un cazzo. Mi devi rompere i coglioni. Mo lavori, ti sei fatta la famiglia, ti pigli un'ora alla settimana e vai a ballare tu, no che obblighi il bambino e poi lo prendi snob e diventa tutto impasticcomane già, allora, da piccolo. Genitori, i vostri figli non vostri sono figli, la protesi della vostra, però, fallimento come me. Se rimango tutto il giorno a giocare a fallimento della vostra come vita me. Fidatevi di non me, non dovete, fidatevi di lui. Vi vota, 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 fada. Dovete vota, fada capire che i fallimenti della vostra vita non devono ripercuotersi, non dovreste pensare sui bambini. Picchiate i vostri figli, picchiatevi, sono delle merde quello che siete figli, voi, quindi perché il vostro essendo specchio, il vostro DNA dovete andare avanti nella vostra strada di... È vero. Cosa? Per me no. Cosa succede? Boia, boia. Allora falli diventare come me una, sì, merda seduto sul divano. Ma almeno tuo padre era una merda e tu sei una merda. Non è che tuo padre ha detto io sono una merda, tu devi fare quello che non sono riuscito a fare. Ho continuato io. È una cosa di famiglia, certo. Lo stemma di fadda è un divano sfunnato con un gatto merdoso così. E un paio di mutande in un angolo. Quello è quello lo stemma della famiglia da anni. Sì, sì, sì. Io comunque continuo. Però il gatto è sempre lo stesso. Sembra come è possibile. Nonostante... immortale, un verso. Il gatto è la metafora. Di che cosa? La pigrizia. Ah, e quel mio. Abbiamo però un gatto malandrino. No, non c'è, lascialo dormire, poverino, che sta malandrino. Ah, beh, allora la canzone. Beh, avete fatto. Vabbè, non diluvio. Io penso che nessuno ha modo di culare. Non è che io me devo comprare le view. Allora, faccio quello che mi porta io, non quello che se le compra. Io mi dissocio, non voglio sapere niente. Io volevo fare il malandrino da piccolo, però mia mamma mi ha detto no. Lui dice, il mio padre gli ha detto papà voglio una Ferrari. Fa, devi fare i soldi. Tu devi fare i soldi. Allora Fabio, ora chiamo 1000 lire e vado a fanculo. Chiamo proprio 1000 lire. Chiamo 1000 lire e faccio male, non me ne frega un cazzo. 1000 lire che mi lanta di fare 120 di panca, ma sappiamo tutti che è un babbione. Aia, qua c'è un dissimbolo. 120 di panca, io faccio 50, no, faccio 20. Cosa ti metti a fare? Rompere 30, il cazzo a 40, però faccio 20 e 20 e 50 diablo. Però ho ricominciato da poco. Sono anche da 7 un mese che non ci vedo più. È un mese che non vado neanche più in palestra a fare malandrini. Nella mia palestra è pieno di polvere, la ragnatele, non c'è l'acqua calda. Paghi anche 50 euro al mese sul, io. E anche sul tatami, cioè è pieno di merda. E quindi ti devi fare stretching rotolandoti nei peli del cane, dell'istruttore di Muay Thai. È un boxer. Che lui si è preso il cane perché dice un boxer. Io sono un boxer. E qui però è più pulita di dove dormivo l'anno scorso. Diglielo sul divano. Diglielo. A comunque, chi? Comunque, la tua palestra che mi stai facendo pubblicità. Mi fa, dai, chiama J.A.S., chiama Fede, facciamo pubblicità qua, facciamo ancora acqua calda. Da pirulanza ti ho impiantato, al momento mi spaccavo tutti i denti. Comunque, coglione, senti un po', non l'ho trovata inutile la cosa di Ian Signorino, semplicemente perché la canzone non parlava di quello. La canzone è uscita prima di Ian Signorino, però ho detto, facciamo un video dove lo sfunno. Mi è piaciuto l'idea della frase serie, di Fight se Club non ti metti le penne in culo non è che sei una gallina della serie, non è che se dici che sono artista lo sei, è un fenomeno da baracca. Però sembrerebbe come aver utilizzato il video come mezzo per portare questo messaggio, però non portava a fare questa storia. Achille Lauro quando aveva fatto bruciato i documenti, cazzate varie. Però aveva il video, niente, era tutto hippie. Ma non c'entrava niente la canzone. Sì, la canzone parlava di cazzi suoi. Di cazzi, però. Sì. Ragazzi. Adesso c'è il disco nuovo di Lauros. L'ho visto, era stato spoilerato da Amazon perché ha fatto trapelare la notizia e tutti quanti l'hanno annunciato prima loro di arrivare. Bene. Amazon, devi fare pippa! Fai pippa! Sì, chi di casa fa? Achille, Lauro. Fa pippa. Così diceva. Sì, sai un altro che si fa le pippe e basta? Di chi? Di chi? Di chi, di chi? Grazie per il libro nuovo di chi? Bello, cazzo, ci mancava gli Harmony. No, questo non è un Harmony, questo è il libro Piagnone. Io sono povero, non avevo amino, ho dovuto crescere prima perché comunque io vengo dalla strada. Ma quando è gli Harmony che poi ci pensa all'Africa? Tanti soldi li ha fatti, ma poi pensa all'Africa. Poi. Ciao!
Yeah.